dati invariati da giorni riguardo all'indice di contagio R con T. Non sempre questo rappresenta però una buona notizia. 1,20. Sì. Che era virtuoso, sarebbe stato virtuoso 2 settimane fa. Oggi è tra i più alti a livello nazionale. Perché di certo che se ci mettiamo poco impegno nel distanziamento sociale è inevitabile che la R con T si alza. Non c'entra niente con gli ospedali. È la diffusione del virus. Abbiamo meno positivi sui tamponi che facciamo, abbiamo una mortalità che di gran lunga è inferiore, però abbiamo gli ospedali con esattamente 600 persone in più ricoverate. Voi capite che il tema del distanziamento sociale diventa strategico, necessario da sostenere. Ci sono tuttavia novità a livello locale. L'acquisto operato dalla regione dei congelatori che arrivano a 80 gradi sotto zero per conservare i vaccini. E l'ultima tappa per l'avvio della app Zero Covid Veneto. È prontissima, stiamo attendendo la chiusura di un incontro con i medici di base per avere eventuali ulteriori loro osservazioni. E considerate che nel frattempo noi ci abbiamo messo dentro i tamponi, abbiamo messo dentro la biosorveglianza, per cui in itinere. Ecco, leggo da qualche parte che ogni tanto qualcuno dice che noi abbiamo creato l'app alternativa ad Immuni. Io non so in che lingua dirlo, lo potrei dire, non so, in spagnolo, in inglese, sceglietevi una lingua, cioè non ho capito. Cioè non c'entra niente con Immuni questa app, questa non traccia nessuno. È un'app che ci serve per dialogare col paziente che è a casa. È ripresa intanto la trattativa con il governo per arrivare a un accordo, per quanto possibile, sul decreto che entrerà in vigore venerdì 4 dicembre. Che è un DPCM che si inserisce in piena fase invernale, perché è un DPCM che comunque dovrà affrontare Covid, influenza, quindi il virus influenzale a gennaio, e ovviamente la più grande campagna vaccinale che mai si sia fatta. Il principio fondante è che l'assembramento è un problema. Allora tu non puoi chiudere i teatri, il cinema e le piste da sci, perché non mi risulta che l'assembramento ci sia solo in questi contesti, anzi forse più governabili degli assembramenti, diciamo, volontari e liberi che si creano naturalmente. E quindi io auspico che il governo fissi intanto, da un punto di vista proprio di politica sanitaria, no? Di piano di sanità pubblica, dei pilastri, no? L'assembramento, gli spostamenti, eccetera. E dopo, a cascata, ci saranno ovviamente delle misure. Ma partire dal fatto di dire tu sì, tu no, non mi sembra un metodo di lavoro.